Il gelato è uno degli alimenti più amati da grandi e piccini. Adesso lo si mangia tutto l'anno, però il periodo in cui si consuma maggiormente è sicuramente l'estate. Un vizio quasi peccaminoso per chi è a dieta, un'ancora di salvezza per contrastare il caldo, un dolce fresco che chiude un bel pasto o una gustosa merenda. C'è sempre e comunque un buon motivo per gustarsi un gelato. Un alimento molto antico e che negli anni ha modificato qualche dettaglio negli ingredienti, ma anche nelle fasi di preparazione. In passato si raffreddava frutta, latte e miele. Addirittura le popolazioni che vivevano tra i ghiacci nascondevano il cibo tra la neve per la sua conservazione. Gli arabi preparavano i sorbetti, facendo raffreddare gli infusi zuccherati all'interno di recipienti che venivano immersi nel ghiaccio e sale, una pratica che portarono poi anche in Sicilia. Alcune testimonianze parlano di un cuoco siciliano che perfezionò la ricetta del gelato e la portò in Francia, rendendolo famoso e facendolo apprezzare ai palati europei. L'Italia è il paese che più di tutte predilige la tradizione, pur non disdegnando l'innovazione, e dunque gli italiani amano il gelato artigianale. La Sicilia non fa eccezioni, anzi, è la patria di granite e brioche col gelato, che piacciono anche ai nisseni. Gusti freschi, chiaramente, gelato al limone, le granite, gelati dolci, pistacchio. Preferibile blend al mattino con la brioche. Buono. Scelgo sempre la brioche, vecchio sempre il pistacchio e il nocciolo. Di fatto nei decenni il gelato è entrato a far parte della vita di tutti. Ciascuno però modifica a modo suo la ricetta. C'è chi inventa varietà nuove proponendo nuovi gusti. Le richieste particolari magari possono essere per quanto riguarda la granita di gelsi, la granita di cioccolato, dopo dei gusti magari particolari che noi facciamo ogni mese che sono molto richiesti, ad esempio gusto cheesecake, gusto cioccolato e peperoncino. Ad oggi le varianti di gelato che prevedono la sostituzione di alcuni ingredienti per venire incontro anche alle diverse esigenze dei cittadini sono sempre in aumento, mentre in passato chi soffriva di particolari intolleranze, come ad esempio quella al glutine, doveva rassegnarsi all'idea di non poter gustare un gelato in compagnia.